Ciao, eccomi qua con una piccola guida che mi è stata chiesta nel gruppo, nel mio gruppo, ed è come importare o esportare la libreria dei nostri disegni di Silhouette Studio. È semplicissimo. Ora poi con il nuovo aggiornamento io lo trovo ancora più semplice di prima, perché se andiamo in libreria, come vedete, ha messo questa finestra qui, mentre, se vi ricordate, tempo dietro era divisa in due, una dove dovevamo collegarci col cloud e una dove era la nostra libreria locale. Ora invece è diventata unica libreria e dobbiamo essere comunque collegati sempre. Vedete, questo è il mio indirizzo email con cui mi sono registrata, Silhouette America, scusate. Qui trovate tutti i nostri disegni. Come facciamo per esportare? Vedete questa freccetta qua? Clicchiamo e vedete che qui abbiamo diverse voci. Come vedete, sono collegata con angeloblue7yahoo.it, ma se spuntiamo questa casella, possiamo lavorare anche offline. Vuol dire che ci vede la nostra libreria anche offline. Noi ora vogliamo esportare la nostra libreria, quindi facciamo esportazione libreria, cerca nel computer, in questo caso dobbiamo cercare la cartella in cui vogliamo salvare la nostra libreria. Io farò una nuova cartella e scrivo libreria SIL, la apro e faccio ok per salvare la mia libreria. Ora faccio esporta. Vedete, sta esportando tutti i miei disegni. Lasciamo che finisca. Io l'ho salvato nel computer, ma voi potete salvarlo anche in un hard disk esterno, in modo che se avete un altro computer e volete avere un altro silhouette design in un altro computer e volete mettere tutti i vostri disegni, non fate altro che prendere l'hard disk esterno e portarlo nell'altro computer, selezionare dove è la cartella. Da questa, sempre da questa icona qua, e facciamo importazione libreria. In questo caso, come ho detto, io sono nel mio computer, ma avendo anche un hard disk esterno, avrei potuto salvarlo qua. Ma io in questo caso vi voglio solo far vedere come importare ed esportare. Quindi ci cerchiamo la nostra libreria, la nostra cartella dove abbiamo salvato la libreria, vedete, libreria SIL, clicco e se io clicco qui mi mette il nome del file, non devo fare altro che cliccare ok e mi fa l'importazione di tutti i nostri disegni. Io ora non lo faccio perché sennò credo che mi metta i disegni doppi e siccome non ne ho bisogno, non lo faccio. Però, come vedete, è molto semplice. Anzi, con questa nuova versione si è semplificato ancora di più. Bene, io spero di essere stata chiara. Se ci sono qualche problema, mandate un messaggio nel gruppo. Oppure mandatemelo anche a me in privato, cercherò di rispondere al più presto possibile. E in alternativa, se mettete un post nel gruppo, ho due admin, come comunque ci sono tanti altri utenti che aiutano, sono veramente bravi. Bene, io ho finito, spero di essere stata chiara e ciao alla prossima guida.